fuoco, calore, tanto folklore. Cosa ne pensi? Troppo calda comunque. Si scalda come l'ambiente. Le è piaciuta l'andociata? Sì, sì. Veniamo a vedere qua tutti gli anni. Da dove venite? Trivento. E giustamente ogni anno è un'emozione. Sì, sì, è sempre bello da vedere. Ed eccoci qui con alle spalle il falò di chiusura dell'andociato 2015. Siamo con Massimiliano Stefania. Voi da dove venite? Piedimonte Matese. Ecco, vi abbiamo beccato mentre appunto realizzavate un selfie. Faccelo vedere, Stefania. Eccolo. Selfie con naturalmente il falò dell'andocciata, insomma era la prima volta che venivate qui? Sì, è la prima volta. Come l'avete saputo? Tramite amici su Facebook, pubblicizzato ovviamente. Ecco, è stato un bel viaggio, è stata una bella avventura questa? Veramente molto. Una bellissima esperienza, è la prima volta che vengo, anche se conosco bene il Molise, però non ero mai riuscito a venire. Quest'anno per fortuna ci siamo riusciti a organizzare e a venire. Molto bene, grazie. Allora speriamo di vederci l'anno prossimo. Grazie a voi. A voi, ciao. Buonasera. Allora, siamo qui con il presidente Camper Club Universo. Certo. Lei è il signor? Sono Pasquale Basilisco, il presidente di questo club. Ho organizzato un incontro tra amici camperisti, ne sono venuti 50 col mio gruppo, proveniente da Emilia Romagna, da Calabria, da Puglia, da Lazio, Campania, Umbria, Marche, cerchiamo di promuovere il territorio. Ecco, e diciamo promuovendo questo territorio, in questo modo, come dire, ha fatto una bella puntata, probabilmente sono rimasti contenti. Certamente sì, anche perché oltre a fare questo incontro di camperisti, noi come club federato con l'Associazione Campeggiatori Turistici d'Italia, abbiamo assegnato un prestigioso riconoscimento al comune di Agnone, che è la bandiera gialla, ed è la prima bandiera gialla che viene assegnata nel Molise, di questo ne sono orgoglioso. Abbiamo fatto un convegno sul turismo itinerante dove c'erano grosse personalità a livello nazionale. Molto bene, questo spettacolo rispetto a quelli che a cui voi avete assistito, e immagino che voi come camperisti, diciamo davvero il mondo, possiamo dirlo, l'Europa, l'Italia, lo visitate davvero spesso, come lo potete diciamo, descrivere con una parola? Allora, noi abbiamo la natura, abbiamo le montagne, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi, qua abbiamo il fiume di fuoco. Ciò che rimane delle indocce che stanno ardendo, insomma, regalano un'ultima emozione dopo la sfilata? È stato bellissimo, si sta bene. Lei da dove viene? Caserta. Tanti chilometri per questa suggestiva manifestazione? 117. 117 ne valsa la pena? Sì, sempre, ogni anno. E allora appuntamento l'anno prossimo. Grazie, buona serata. Cosa ti ha colpito di più di questa manifestazione? Innanzitutto la partecipazione molto, molto bella, che comunque abbraccia un popolo agnonese e limitrofo. Diciamo che proprio questo è quello che mi ha colpito molto di più, ma lo sforzo che fanno le persone nel portare queste indocciate, insomma, non è da poco, assolutamente una cosa, anzi, da apprezzare anche l'impegno, perché basta vedere le persone, l'animo delle persone che è riempito di questa atmosfera veramente eccezionale. Insomma, non so che dire, un po' emozionato sicuramente. Diciamo che riverrò anche il prossimo anno. Le indocce come sempre regalano grandi emozioni, quest'anno com'è andata? Mi sembra molto bene. Lei è di Agnone? Sì, sono di Agnone. Per cui ogni anno lei vede da vicino tutto il folklore, ma anche tutto il calore che questa manifestazione porta. Sì, la viviamo da molto vicino, essendo qua tutto il giorno, perciò si nota tutto, c'è la differenza dei giorni normali. 8 dicembre, 24 dicembre, cosa cambia? Beh, questa sera sicuramente c'è molta, ma molta più gente. Il 24 siamo solo noi del posto e qualcheduno dei paesi vicini. Ebbene, eccoci con il signor Nicola, lei di dov'è? Mondoria nei Frentani. La prima volta che veniva qui all'andocciata? Sì, è la prima volta. Le è piaciuta? Moltissimo. Ecco,
anche se ho preso un posto un po' distante da quelli che portavano i portatori della doccia. Ecco, però insomma lo spettacolo vale la pena vederlo. Certamente. Quelli 2 ore e mezza di viaggio che abbiamo fatto è convenuto. Quindi. Molto bene, a questo punto con il signor Nicola noi vi ringraziamo, termina qui questa puntata di Viaggio in Molise e naturalmente vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti. Potrete infatti seguirci sul canale 11 per il Molise, il signor Nicola ci segue sempre, giusto? Sempre. 96 per l'Abruzzo, 749 Roma e Lazio. E non dimenticate il nostro sito internet www.telemolise.com. Grazie per averci seguito e buone feste da me e dal signor Nicola. Grazie a tutti. Cari amici di Viaggio in Molise, siamo pronti per farvi gli auguri e per invitarvi a stare con noi nella serata del 24 dicembre dalle 20:40 circa, nel pomeriggio di Natale, dopo le 15 e ovviamente in tutte le feste con Viaggio in Molise. In questo caso per raccontarvi l'andocciata di Agnone con le colleghe Barbara Fino e Valeria Farina e ovviamente con Sergio Di Vincenzo che ha curato le altre interviste, ma in ogni caso con la voglia di raccontarvi questo Molise che soprattutto in questi giorni di festa e di ferie dà il meglio di sé e ovviamente vogliamo testimoniarvelo sull'11 in Molise, sul 96 in Abruzzo, sul 749 a Roma e nel Lazio, prossimamente anche sull'880 a Roma Capitale e ovviamente su www.telemolise.com. Auguri, buone feste!